800 libbre in un condominio di casa, signore e signori. 800 libbre. E poi vi lamentate, ma i vicini si arrabbiano. 800 libbre che finiranno per mezzo metro a terra dopo che lui li avrà fatti. Questo a casa mia, per la prima volta, lo stacco più alto italiano che sia mai stato fatto, raw, drug free, da un essere umano sulla terra. Salve a tutti e benvenuti a questo nuovo video. Oggi sono in compagnia di Carlo, dio dello stacco calabrese, venuto qui dalla Puglia per me, e il nostro bambino Gargiulo, che ovviamente è un nano di un metro. No, Peppe, devi stare giù perché sennò non ti si vede. Lo so, è brutta così. E quindi oggi faremo un video interamente incentrato sulla sua performance di stacco. Un po' come la Carola Gara nella panca, vedremo lo stacco di Carlo Calabrese. Tutti i suoi segreti, tutta la sua abilità nello staccare uncinato, come fa a rubare il rom con le sue leve, perché non rompete il cazzo a lui e rompete il cazzo alla Gara. Insomma, Peppe ci farà da supporto perché è colui che lo allena e lo ha reso così... mascolino, volevo dire. Ma poi perché rosa? Perché è bello. E dà quel tocco di virilità. Questa è la maglietta ufficiale che la Vinante ci ha fornito. Quando gliela data era nera, l'ha messa in lavatrice e è diventata rosa. Cambiato colore. E Elisa, non è colpa sua, non sanno fare la lavatrice nessuno. Però a me mi ha regalato quella originale che era Martina Franca, tutta nera. Poi ti avevo chiesto di mettere le treccine rosa, non le hai portate. No, quelle sono in gara. Io mi allenerò con lui, cercherò di stargli dietro, lui si scalderà col mio massimale, ci farà 10 ripetizioni forse, non lo so. Tu cosa hai da dire? È che Domingo anche questa volta verrà umiliato dai suoi ospiti. Peppe ovviamente mi concederà un numero fuori programma, come ha fatto Antonio. Cioè, se ci scappa il record del mondo lo facciamo, come con la gara. Beh, lo stacco. Grazie Peppe, come sempre iniziamo. Allora Carlo, come ti vuoi riscaldare oggi? Diciamo 70, 120, 170, 220, 250, 280, 300 e poi vediamo, valutiamo. E poi 340. Sì, vediamo un po', 10 giorni fa ho gareggiato, sono 10 giorni che hai fatto record del mondo se non sbaglio, l'hai provato? No? Provato, ma è rimasto. No, can't move it. It looked like he tried to get it again. Gara è andata abbastanza bene, togliendo un po' lo squat che è stato abbastanza problematico per la valida, come sempre. Sì, perché non è che sei proprio uno squattista come leve, no? No, diciamo che la premo era abbastanza lungo. Quanto hai fatto di squat? Ho fatto 2,70, panca 137. This is Carlo Calabrese, Italia. Ma mai così poco? C'è un buco. Dove? Pettorale, strappato. Com'è successo? Facendo atletica, panca rimbalzata, panca balistica. Tipico dei weightlifter che si mettono a far panca. Esatto. Ma c'è una forza esplosiva! La forza esplosiva si fa da fermi, non in corsa. Esatto, cuscinetto intorno, mega rimbalzo. Capito Marco PT, weightlifter di sto cazzo? Ma perché non crepi male? Rincoglionito. Hai fatto strappare un altro pettorale. Capo, lui si è strappato il petto, lo sai? Sì. Sì, proprio una cosa vostra deve essere. Però tu eri un martellista, lui invece era un weightlifter. E gara di stacco, è andata abbastanza bene. Ho fatto 352 in seconda. Wow, that's better than his opener. Yeah. Poi abbiamo chiamato record del mondo che non c'erano. No, can't move it. It looked like he tried to get it again. Però una bella soddisfazione. Tuo record attuale quant'è? 357 e mezzo. Ammazzate. La presa è ovviamente uncinata. Hai mai fatto la mista in vita tua? Sì, primo anno e mezzo ho fatto mista, qui ho cambiato presa. Curiosità, quanto reggi in prona massimo con quelle mani? Doppia prona, ci ho fatto 2,20, 2,30. Porca puttana. Singola, sì. Ho notato che hai anche una stanza molto larga. Sì. Cioè, praticamente, per non tagliarsi l'alluce, deve ogni volta chiudere i piedi. Vedete? Questo lo fanno tutti quelli che usano una wide stance. Hai mai provato una stance più stretta? Sì, ma non mi ci trovo. Meglio largo. Una cosa che abbiamo un po' cambiato negli anni è anche la punta. Prima era molto più aperto, mentre ora ho quasi la punta dritta per un problema avuto al gluteo. Vediamo oggi fino a dove riesco a reggere il suo riscaldamento. Io ho fatto una gara qualche giorno fa, ho tirato 290 kg. Quindi non sono fresco, proverò a cercare di almeno onorarlo. Non dico meno 300, da 280. 280. Quella è la sua entrata in gara? 330 l'ultimo. Ok, come non detto. Pizzica, già mi si pesano 120.
Sento le gambe, poca benzina. Magari sono ancora freddo. Allora Carlo, spiegami perché ti stai mettendo le fascette. Di solito le uso sempre in riscaldamento. Sto per non... Sì, per preservare un po' il pollice. Poi mi dà un po' l'idea di allungo. Spiegaci al volo la uncinata come va fatta. Non allora, diciamo che la mia uncinata è abbastanza differente dalla classica. Solitamente si tiene il pollice in questa posizione, okay, e si copre col dito. Avendo comunque una mano non troppo grande, mi trovo bene a infilarlo quasi, cioè, sotto. Fai il dito medio praticamente. Sì, lo infilo quasi in mezzo. Lo infilo in mezzo, okay. E lo tengo con due dita solamente. Cos'è questo orrore qui? Cintura customizzata. Cioè un SBD in cui hai vomitato sopra. Sì, esatto. Cioè, siccome al sud siamo abbastanza grezzi, tamarri. Cioè guarda cosa hanno fatto ragazzi, hanno praticamente rovinato una cintura. Cinturato sopra una cinta SBD. Questa roba che se la viene a sapere la SBD a Perev te la sequestra subito. È come una Ferrari a metano praticamente. Forse questo è il segreto della sua forza. Adesso facciamo 170 kg. Come si mettono ste fascette? Io non le ho mai messe. Si arrotola. Poi diamo qualche giro al bilanciere per stringerle. E fino a dove le usi? Poi quando è che le togli? Di solito fino alla penultima di riscaldamento. Poi faccio le prime serie allenanti in hook. Ok. Quando ti cambia tanto tra le fascette e l'uncinata? Io mi trovo meglio con in hook. Perché la fascetta mi fa un po' scappare in avanti, sì, con le spalle. Mi dà meno tensione. Mi riesce a trazionare. Ok, guardiamo ragazzi il ROM. Chiude praticamente alle ginocchia. Guardate qua. Fai un fermo lì. Guardate qui. Stop. Che ne pensi del fatto che rompono le balle a noi panchisti per l'omero corto e l'arco, ma tu puoi staccare praticamente dai blocchi? Perché non c'è questa discriminazione verso la vostra categoria? E noi dobbiamo subire per anni questa sorta di violenza e bullismo mediatico? Semplicemente perché non si può modificare. Cosa non si può modificare? La lunghezza delle Io braccia. Io potrei metterti un rialzo sotto i piedi. Perché non si può mettere una regola anche per voi rompicoglioni? La stessa cosa dovrebbero fare lo squat. Che il femore corto scende di no, meno. Io dico, avete tolto a noi la panca, io tolgo a te lo stacco. Lo stacco già c'è il sumo. Magari lo toglieranno il prossimo regolamento. Vogliamo dire che la genetica non si, sì, può cambiare? Vogliamo dire che se uno è panchista, anche se gli levi un po' di rom, comunque farà più chili di te? Sì, ovvio, quello ovvio. Però comunque in ogni caso, quando vedono uno stacco tuo non ti dicono, però facile con quelle leve, giusto? Guarda, ultimamente no. Ma però all'inizio dicono, facile, sì, col sumo. Facile col sumo, sì. Diciamo che il fatto delle leve nello stacco è poco vista come cosa. Semplicemente fai sumo, è facile col sumo. Questioni sul leveraggio o altro, molto meno. E poi diciamo che anche che chi fa sumo non è che sta barando, è che chi fa sumo è portato per il sumo. Chi sì, ovviamente. Non è che chi fa regola fa il sumo fa più chili. No, così. Ovviamente dipende molto anche dalla composizione dell'hank e vari fattori. Tu quanto fai di regola in differenza? Ci ho fatto una doppia 300, penso di avere 320 massimo, anche se lo alleno raramente. Allora, già sto faticando con 100 di chili. Sento praticamente, non tensione, sento come se le gambe non danno proprio elettricità. Cioè questo è l'effetto post-gara, dopo aver fatto un massimale. Magari non è il caso di fare lo stacco oggi. Vedete? C'ho una partenza molto lenta. Cioè è come se il bilanciere è incollato. Cioè qua, non riesco a generare forza con questi. Quando spingo a terra. Sa che oggi non lo so se riesco a reggere il tuo allenamento. Carlo, quanto devo mettere allora? 220. Ma che fai? 25-25 ogni volta? È ovvio. Cioè fai 220, 270... No, faccio 220, 250 di solito. Compenso, vedremo la panca di Peppe. Come spanca un gigante di 2 metri? Sì, con una spalla operata. Non ci interessa Peppe, facci vedere la panca. Fammi vedere la panca, poi ti faccio vedere gli input. Stacco oggi, sono forse 200 kg. Fai la panca. Facciamo vedere un uomo di 2 metri sul Super Bullet. Sono ancora peggio. Ah, un anno che ho fatto scuse zero. Su scuse. Sai che fai meno delle mie al Diego? Andiamo a prima. Non smollare il petto, fai più fermo. Ah, mo mi vendico. Fai più fermo. Come ci si sente a passare dalla parte dell'allievo, Lo ridere. Press! Adesso ti faccio come fai i decchi. Hop! Bilanciere! Come spacca un gigante di 2 metri? Come stacca un pelato da Allora, fascette, 220 kg, uncinato dopo passerai a 270 immagino. Sì, 80 di solito. Sì, io penso che con 220 sarò già andato, ci proverò lo stesso, oggi non è la giornata. Ma quando è giornata per il tuo stacco? Guarda com'è verticale, un uomo costruito per fare il ponte elevatore. Puoi far sbattere quanto ti pare, che tanto qui i vicini stanno zitti.
Vedete la pedana come ammortizza? Che roba, eh? Ho creato una pedana apposta per Carlo Calabrese. Vedremo se arriva un vicino a urlare. Vediamo a se il pavimento crollerà a 3.30 o al record del mondo. È arrivato il momento, 220 kg, salto di 50 kg, massimale del giorno, credo, cinta alta. Come perdere 70 kg massimali in 3 giorni? Che c'è? La cinta. Che ha fatto la cinta? Buttalo. Specie di reggiseno, la diciamo. Cinta alta è un must per me. Ah, vedete? Tette e pancia in cinta. Ma i capezzoli superano la cinta, no? Forse. Fatto così. Fisico da powerlifter, no? Vediamo se con la pancia riesco a attaccarli su. Ti giuro, cotto, cotto completamente. No, ma non. Cioè, si molla la pancia, ma. Cioè, molla la pancia, si è mollata la schiena. Oh, non riesco, non è. Beh, tu che sei il coach, che dici? È da fare, no? Ah, forse oggi non era da fare per la gara. Cioè, per la gara che hai fatto, perché. Peppe, adesso proverai i 220 che io ho fallito per umiliarmi, vero Peppe? Con gli stessi passaggi di carico ho fatto 70, 120, 170 con passaggio di carico che non ho mai fatto in vita mia. Però sei più pesante di me, Peppe. Sì, ma io non mi alleno. Questo per dimostrare che chiunque può battere Domingo. Io ovviamente gufferò per farti fallire. Tanto non li fai una merda, non li fai. Per questo fai il coach, perché sei stato sempre un pessimo atleta. Sei un secco, ti scartavo una scuola. Sei troppo alto per questo sport. Tanto non li fai. Ah, no! Non hai aspettato il giù, non li facevi sennò. Che fai? Non li faccio. No, non li puoi rifare. Non ce la fai a fare una doppia. Aspetti il giù adesso, eh. Duro con le scapole! Bilanciere! Mani, 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 gomiti, gomiti, mani, mani, mani! È stata di contenta. Beh, comunque è una buona parte. Sì, sì, è che. Si vede che allenando me ha imparato qualcosa. Zero leve, zero predisposizione, ancora peggio che per le altre alzate. Pur avendo un discreto arco alla fine, la lunghezza delle braccia, alla fine è la cosa che conta di più. Sei il vero panchista, quello che ci mette veramente la forza. Ma sono dovuto salire sulla scala per stare all'altezza di Peppe. Sì, io già un anno fa mi sono distrutto una luce facendomi cadere un disco. E oggi tenterò. E si è rotto il disco, immagino, la luce intatto. Sì. 250 kg per Carlo. Cerchiamo di lavorare sul non andare troppo avanti con le tibie, che è quello che in realtà ha fatto sbagliare la terza agli europei. Senti oggi Carlo? Male. Andiamo sui 300. Questa cosa di partire con le ginocchia in fuori così negativa è una cosa caratteristica che... Allora, diciamo che anche questo è dovuto un po' a un problema che ho avuto sul gluteo. Diciamo che mi dà un po' di preattivazione di partenza, la partenza dinamica. Anche se il problema della partenza dinamica è beccare il timing. Poi sì, lui proprio in terza agli europei, proprio andando avanti con la tibia, ha spostato letteralmente avanti il bilanciere. Quindi è andato proprio fuori posizione. Una partenza più statica o dal basso, come la chiamo io, è un po' più precisa perché si ha tutto il tempo di posizionarsi, di trovare la posizione giusta, mentre lui deve beccarla al volo. Quindi questo dipende anche da come è in forma fisicamente, perché metti che sei un po' più contratto. Occhio alle medaglie. Me ne devi qualcuna. Non ne hai vinto una, quindi capisco che rosichi. Non è vero, c'ho un oro FPL incompleto. No, sì, come hai fatto a vincere? Eri da solo in più 120. Primo e ultimo. Da solo in più 120 eri? Meno 120, magari più 120. Peppe, vuole farti notare che hai il tallone sollevato, eh? Non ti fanno partire i giudici. Peppe, il tallone a terra. Ma lo è? Peppe, hai le scarpe sbagliate. Queste scarpe sono pessime perché sono delle bagnarole. Sì. Oh, fai la paralimpica. Così se mi piace. Fai più Roma ancora. Cos'è Carlo? Nastrino per le dita. In gara non è consentito usare roba che... Sì, si possono fare due giri sullo stesso punto. Cioè io posso mettere un cerotto se voglio senza problemi? Sì, l'importante è che non copre tutto il pollice, ma semplicemente una porzione. Ma questo non dà poi un pollice più spesso, più fatica a prenderlo? Teoricamente sì, grippa anche un po' meno, però almeno... Cioè ti stai impolverando tutta la mano, non solo il pollice. Ma non sei un po' sacrificato per stare in meno 93? Effettivamente sì. C'è colpa di Peppe che ti costringe? Sì. Mi fanno mangiare a casa, mia madre mi tiene a dieta. Ma comunque abbiamo pensato magari di salire nel tempo un po' la categoria. Il problema è sempre un po' la panca. Ovviamente salendo di categoria, la panca mi ribellerebbe bassa, sarebbe ancora peggio. E poi diciamo ci sono degli obiettivi in 93 che sono fattibili. Magari vediamo prima cosa riesce a fare in 93, perché è ancora da dare. Ok, adesso andiamo a 280 kg. Trazione poi la presa. Scorreggia partita. Cazzo! È sempre un bambino in confronto a te. Quanto gli dai a Carlo? Scusa un attimo, mi sto specchiando.
Oggi 330 secondo me. 330 kg? No, in realtà è ancora difficile da dirlo perché lui, cioè, volutamente fino ai chili alti va, diciamo, piano apposta, perché il suo problema è soprattutto di stabilità più che di alzare il carico, quindi li controlla molto, perciò è difficile, a 280 è difficile dire quant'è la velocità reale. Un atleta così, con questi carichi, immagino che lo alleni con tanto buffer, no? Oppure uno che fa poco ROM si cuoce meno, appunto. Diciamo che lui, per sue caratteristiche, recupera facilmente dall'intensità e dai chili alti, ma meno dal volume, quindi in realtà ci andiamo un po' più piano sul volume. Chiaro. Che sull'intensità. E ora, signori, 300 kg, peso con cui Carlo ha iniziato la sua prima gara. Cioè, lui di fabbrica, un po' come Marzolla, ha fatto 300 kg appena nato. E quando uno di fabbrica fa 300 kg, non può non arrivare a 3,50 e passa. Il livello di fabbrica non è uguale per tutti, ognuno ha l'asticella a un certo livello. Per esempio, il mio primo stacco era la metà di questo. E infatti non farò mai più di 300, forse farò 300 a malapena un giorno. Lui, essendo stacchista, è penalizzato nella panca. Mettici anche la porzione pettorale che gli hanno tolto chirurgicamente. Io comunque sento ancora la puzza di merda di prima. La scorreggia purtroppo e non taglio un cazzo, questa finisce tutto in camera. Comunque anche il gas metano aiuta. Voglia. Peppe che importante è esperto, che non esce la marmotta. Peppe che è laureato in termodinamica mi può confermare questo. Sì, ho detto molte cose sbagliate nel video però per dimostrare che Carlo fa poco ROM io mi metterò a questa altezza, vi mostrerò che non arriverà neanche alle mie palle. Mi accorcio altezza le braccia apposta. Figano, fai una bella scrollatina quando arrivi. Mi accorcio un po' le braccia così lo becco. Ti darò il giù, come in gara. Che mi hai appena bucato i leggings. Carlo, mi dicono che tempo fa tu abbia piegato un bilanciere Power Gear con 300 kg, vero? Non comment. Cosa era successo? Penso che problema di fabbrica. Diciamo, arrivato il bilanciere, prima seduta all'allenamento. È successo a Pippo Quercia, una partita sbagliata. Esatto, sì. Può capitare a tutti, no? Prima allenamento mi si è piegato il manicotto. E poi però che hai fatto? Invece di fare l'RM, cioè di lamentarti, hai fatto un piccolo spottino. Diciamo che sono uscito in un video dove che poi ho detto un po' di paroline. Ecco, magari vogliamo scusarci con l'azienda per quel piccolo increscioso incidente. Dai. E così che i rancori possano andare esatto, via. Quasi magari mi mandano un bilanciere e lo testo. Vediamo se ti Gabriele, non te la prendere. Carlo ha avuto una piccola svista, ma è tornato nei ranghi adesso. Sì, all'epoca ancora non conoscevo Domingo. Stiamo facendo anche il suo massimale con il tuo bilanciere, quindi dimostreremo che il top è Power Gear. Sei d'accordo? Giusto. Non ci credi manco tu, bastardo. Oh, per ora buono, eh. Okay. 300 bel grip. Perfetto, visto? Sentito? E ora il momento è giunto, signori. 320 kg, massimale di Riccardo Menoncelli. Vai, 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 vai. Mio più forte stacchista. Mettiamo le canzoni napoletane. Vai! Facile, giù! 340. 40. Adesso carichiamo 340 kg. Le carichi tu. Lo schiavetto. No, perché mi devo un po' scaldare, giusto per scaldarmi un po', perché... Cioè, se vuoi ti do qualche dritta su panca, ti vuoi ti faccio un programmino? Magari migliora, perché 60 kg sono da donne. Gratis, me lo fai gratis. Beh, se mi ripacchi in medaglia come faccio io. O mi vuoi pagare in natura? Vabbè, fai lo schiavetto. 340. Questo bilanciere non è mai stato caricato così tanto nella mia home gym. 340 kg, ragazzi. Roba che Coleman ci faceva le doppie, ma vabbè, lui è drug free. Carlo, sei natural o drug free? Eh? Rispondi, sì o no? Sì. Cosa? Sei natural o drug free? Mangio le bombette. Venite a Martina Franca e vi faccio assaggiare le vere bombette pugliesi. Sono doping puro. Ti sei salvato in corner. Sentite Carlo che si sta caricando con la musica, musica napoletana, e ora farà i 340 kg. Non li prova dall'europeo, ma questo non vuol dire che non li farà. Che dici, Peppe? Pronostici? No. Nel mondo visione lucido, ahi, giù. Diciamo che qua comincio a vedere un po' di sticking points. Quasi un po' chiuso. Sì. In partenza. Però è vero che
Occhio, un 3,55 gli do. Sì. Cioè, la chiusura è comunque... Sì, la chiusura è solida. Hyperextension per la chiusura. Migliore esercizio per lo stacco. Domingo non crede nei complementari. Sì, hyperextension in tenuta. Cioè, GHD? Meglio 45 gradi. Sì, ma io in generale un po' su tutti metto complementari per la catena posteriore. Anche stacco gambe tese o good morning. Cioè, comunque allenare la catena posteriore serve. Domingo, sono anni che glielo dico, ma... no, questo no, questo no. Sono anni che mi dai del ferro vecchio, non te lo meriti. Magari il segreto della longevità è fare il minimo indispensabile. Allora Carlo, adesso facciamo 300 sei a 2,5, un peso che tu mi hai detto di fare, per quale motivo? Sono 800 libbre, semplicemente perché ho sta fissa di fare 800 libbre da inizio anno. Ogni volta che li ho provati in gara, li ho falliti. Quant'è il tuo best in gara? 57. Dai Carlo! Sono 5 kg in più. È un numero maledetto. Ogni volta mi arriva, in gara mi è arrivato 2 volte al ginocchio. Una volta è rimasto per terra. Quindi se li chiudi oggi cosa vuol dire? Che Gargiulo ha sbagliato a farmi il programma per la gara. No, scazzate. No, semplicemente che erano da chiamare in gara e non da provare. Quindi Gargiulo si è cagato sotto come al solito in gara, troppo conservativo. No, perché il contrario, abbiamo chiamato di più in gara. Ma perché l'ho voluto provare io, semplicemente per quello. Diciamo anche l'aria di San Benedetto, il fatto, cioè il V. Degli 800. 800 libbre in un condominio di casa, signore e signori. Che cazzo stai riprendendo? Mi devi guardare, insomma, 800 libbre. E poi vi lamentate, ma i vicini si arrabbiano. 800 libbre che finiranno per mezzo metro a terra dopo che lui li avrà fatti. Questo a casa mia, per la prima volta, lo stacco più alto italiano che sia mai stato fatto, raw, drag free, da un essere umano sulla terra. Ok Carlo, 362 si entra nel club degli 800 libbre, è tutto quello che hai, calma, lucido, non so se vi rendete conto ragazzi, 362 kg e mezzo, quasi 400 kg. Ci abbiamo provato, dai. Massimo che avevi 3,50. Sì, 3,40 mi hanno proprio spento. Cioè non ci ho neanche provato a spingere questo. Sentivo proprio la partenza che non andava. Vabbè, complimenti comunque. Però, Carlo. Grazie Domingo. Peccato perché sarebbe stata una sorpresa. Ovviamente era un test improvvisato. Carlo ha fatto 2 settimane fa una gara agli europei. Io figurati ero più bollito di lui. Figura bambina l'ho fatta io. No, secondo me è normale che post gara, cioè se l'avesse fatti sarebbe stato strano. Cioè sarebbe stato troppo, visto che... Quindi Peppe ha programmato bene lo scarico. Sì. Sì, vabbè, in gara, secondo me i 3,52 in gara li ha mossi come i 3,40 oggi. Cioè diciamo che tu 3,40 con la febbre ce li hai quasi sempre. A meno che non ho infiammazioni croniche, sì. 3,30, 3,20... Immaginate, un peso che, che uno non farebbe mai in tutta la sua vita, lui lo fa anche se avesse la febbre. Ma Marco Pitti ha detto che non esiste lo scarico. Esatto. Invece forse sì. Ma anche no, perché io ho fatto una mia la mia vita senza scarico, Peppe. Che lavoro fai nella vita? Allora, faccio il personal trainer e sto in graduatoria per insegnamento di educazione fisica, quindi se volete farvi seguire, se volete migliorare lo stacco, contattate o me o Gargiulo. Qual è il tuo profilo Instagram? Sbonno Deadlift. Perché Sbonno? Soprannome di quando ero bambino, non pensate al male, non è quell'altra parola. Vogliamo sapere perché? Da noi si utilizza il termine sbonnare, rompere le cose. Pensavo sborro, pensavo. No, non è quello. Semplicemente perché quando facevo atletica facevamo lancio del martello con le cose. Quindi tu eri un martellista olimpico? Sì. Non sei mai arrivato nelle Olimpiadi? Purtroppo no, diciamo che ho vinto qualche titolo italiano. Come mai il martello? No, diciamo è stato pure lì un po' un caso di quando ho iniziato la mia carriera. L'ho provato, ho visto che comunque era abbastanza portato, braccia lunghe, comunque abbastanza forte di schiena. Avevi un futuro come carpentiere quindi? Sì, esattamente. Conosci Marco Lingua? A voglia, siamo molto amici. Abbiamo fatto anche parecchie gare insieme. Un video sul mio canale, forse nessuno l'avrà visto, ma... Marco Lingua, famoso martellista olimpico, ultimamente ci stupendo con questi video di stacchi da terra regular, 340 kg più o meno, adesso non mi ricordo, di cui lui ovviamente si è vantato di aver fatto il record nazionale. E lui tentava il record di stacco a casa sua, ci aveva fatto il record. E... Domingo crede che tutti quelli forti di stacco siano per forza pugliesi, che è un po' vero. Sì, in parte è così. C'è un motivo per cui c'è l'isolamento, il fatto che avete preservato la razza, vi accoppiate fra di voi. Dice Adot Gruzza, noi del sud siamo agricoli. Quindi, quindi braccia strappate all'agricoltura. Esatto, bravissimo. Meglio le terre che le piantagioni, un dicotone, no? Ovvio. E quindi il tuo totale in gara solitamente è sui? L'ultima gara abbiamo fatto
760. E la panca è quella che ti penalizza di più, ma più che altro per il pettorale strappato, altrimenti potresti anche fare un 160. Sì, diciamo che senza pettorale strappato ovviamente non sarei un panchista, però penso che almeno 160 kg sarebbero usciti. Come gestisci la panca sapendo che ormai più di quello non puoi fare? Cioè, vogliamo provare un po' a cambiare un po' la dinamica, fare una panca molto stretta, magari spingendo un po' più di tricipite, tanto alla fine aumentare un po' il ROM, su tanto ROM non cambia più di tanto la dinamica, magari mi darà qualche chilo in più. Ovviamente stacco attrezzato? No, non mi piace il gear, sono pigro. Capito, ma potresti fare un bel record, cancellare un altro famoso stacchista italiano, Riccardo Arestia. Arestia, vabbè, quello che sia, proviamo a batterlo da Raw. Facciamo sta promessa, vuoi umiliare Arestia da Raw? Gear, Riccardo, questo è per te, eh? Torni in pedana se lo fa. Ti vogliamo bene, non ti arrabbiare. Non ti far umiliare, eh? A questo punto iscrivetevi al canale di Domingo Poliandri, come sempre il miglior canale di powerlift italiano, che si abbassa a dare luce a, diciamo, quasi unico, poveri powerlift, l'unico canale, sì, diciamo, canale fitness, ok, che permette a gente del sud di poter andare a lavorare al nord grazie alla pubblicità che io vado a invece di chiedere assistenzialismo allo Stato. Lasciate un commento di cosa ne pensate di Carlo. Secondo voi è giusto rompere le balle solo a chi fa poco rum nella panca, oppure bisogna anche fare qualcosa per questi maledetti che invece di arrivare ai coglioni mi stanno sui coglioni? Bisogna tagliare il braccio. No, ti metto un bel rialzo, così stacchi come stacco io. Io sono disposto anche a seguire la regola nuova della panca. Tu però devi seguire la regola dello stacco. Che poi, tra l'altro, tu con i tuoi femori lunghi fai anche più di me di squat e fammi anche meno rom di me di squat con quella stance wide. Quindi abolirei anche la wide stance e ti metterei ai bar. Ti metterei pure ai bar. Ti metterei. Si potrebbe mettere regular di stacco. Ok ragazzi, il video è finito, ringrazio Carlo per avermi visitato. Se volete vedere qualcos'altro con lui, minimo 5.000 likes. E se volete vedere Peppe, non mettete likes, perché tanto ha fatto già due Amarcord e basta e avanza. Se mi date un passaggio da casa mia a casa di Domingo mentre dormo. Saluta con l'accento pugliese. Uy, ciao. Ciao a you, amaronna m'accompagna. Ritenuto come un esercizio che stimola il testosterone, a me è successo tante volte dopo lo squat di avere quasi una fame sessuale più alta. Sarà stato contento il tuo fidanzato? Bene. Può fare la trazione in ogni modo, può anche farla come nel crossfit, oscillando, che va benissimo. Però non è funzionale al carico 1RM. Dopo aver visto questo video, scommetto che vuoi farti allenare da me. Beh, basta scrivermi in privato, contatti in descrizione. E poi ti chiederai, ma cosa userò come integrazione? La NutriMuscle.it, una vasta gamma di prodotti di integrazione. Usando il mio codice sconto MM_DOM64 avrai un 10% su un ordine minimo di 50 euro. Ma ti manca ancora qualcosa? L'attrezzatura per allenarti? Ovviamente PowerGear.it, azienda leader del settore, che costruisce bilancieri, rack, panche regolamentari e una bellissima pedana da stacco. Tutto sempre con il codice sconto DOM64, senza le iniziali prima, con uno sconto del 6%, unico in Italia, ragazzi. Quindi, che state aspettando? Cliccate sul sito.